Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di pensioni di invalidità e SPID. Ci sono novità importanti per quanto riguarda l'accesso al sito INPS per determinate categorie di invalidi. Vediamo insieme tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Pensioni di invalidità e SPID, vi sono alcuni servizi che, come ha spiegato l'INPS stesso, sono stati migliorati nello specifico per quanto riguarda i cittadini sordi e ciechi attraverso video in LIS, la lingua italiana dei segni. Nello specifico il comunicato è arrivato il 19 gennaio 2022, attraverso il quale l'INPS garantisce l'accessibilità ai propri servizi anche ai sordi e ai ciechi grazie ai nuovi video nella modalità LIS, la lingua italiana dei segni, disponibili sul proprio canale YouTube. Questo nuovo approccio comunicativo è stato realizzato dopo il riconoscimento ufficiale della lingua italiana dei segni previsto dal decreto legge numero 41 del 2021, con il quale le pubbliche amministrazioni intraprendono iniziative per promuovere l'inclusione. Sulla disabilità, la nuova strategia dell'INPS si aggiunge ad altre azioni di inclusione in cui abbiamo parlato nei precedenti video riguardo i cittadini sordi e ciechi. I dettagli sono arrivati nel comunicato dell'Istituto il 19 gennaio 2022. Come dichiarato dal presidente dell'Istituto Pasquale Tridico, tale iniziativa è parte di un percorso più ampio che guarda le esigenze delle persone, costruendo processi e strumenti che facilitano l'inclusione e la semplificazione per conoscere e raggiungere prestazioni cui si ha diritto. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.